Salve! Allora, è passato un anno da quei fatidici due giorni in cui... Tutto è cambiato. In cui tutto... No. 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 Direi di no. Bello, siamo... Però è stato bello. Sì, sì. Siamo in viaggio per andare a vedere il Venezia Hardcore. E anche quest'anno diventerà una tradizione. Per andarci io chiamerò al lavoro e dirò cazzate come quella che mandiamo una clip adesso. Ok, ti sto dicendo che ho avuto un problema molto serio qui a casa, no, non penso che riuscirò a venire oggi. Va bene, ok, dai, riferisco, ok? Ciao. L'anno prossimo sono morto. Mia nonna è morta. Tu hai sempre detto che lo è già. Ma quale? Di cosa ne sai tu? Di quante nonne quante ho io? Quante nonne ho io? Che non magari ho quelle putative. Cosa ne sai? Allora, tra l'altro è iniziata tutto molto bene, perché ieri sera, che era il... 23 maggio siamo stati a una serata del Festival Fosforo a Senigallia e c'era l'intramontabile, immortale, leggendario, mitico Max Keller. E tu sai chi è Max Keller? No. Ah. Quando mai capiterai di fronte a dei libri del Battello a Vapore a firma Max Keller, tu saprai che sono di Massimo Polidoro. È vero? Sì. Ma del Battello a Vapore? Ha scritto cose, narrativa per ragazzi, edita da Battello a Vapore. Abbiamo visto Massimo Polidoro ieri sera. Presentava La Meraviglia del Tutto. Presentava La Meraviglia del Tutto, il libro che lui ha scritto dialogando con il buon intramontabile leggendario compianto ma sempre vivo nella nostra memoria, Piero Angela. Abbiamo riso, abbiamo pianto. Sì, assolutamente. È la terza volta che incontriamo Massimo, gli facciamo firmare dei libri ed è la terza volta che ci fa la stessa identica dedica. È vero. E gliel'abbiamo detto. Falta. E abbiamo detto che le stiamo collezionando. Lui ti faceva rimasto. Ah sì? Sì. Beh, ci vediamo al CICAP e ci farai la stessa identica dedica perché ormai ci teniamo. Assolutamente sì. Sto giro sono riuscito a rivolgergli una domanda. Una bella domanda. Una bella domanda, perché è una cosa che, allora, in pratica io, come avete notato, io ho smesso di fare recensioni e come ho detto appunto perché non lo ritenevo più necessario. Non lo ritenevi efficace. Non lo ritenevo né efficace né, ma soprattutto non necessario ad alcuni. Sicuramente era necessario a qualcuno, magari per quelle persone che... Tuttora c'è gente che mi chiede, mi fai la recensione? Probabilmente serve a loro stessi per avere una conferma, forse. Ma si impara anche dalle recensioni che probabilmente, ti fanno. Probabilmente. Poi fa piacere ricevere commenti su quello che fai in generale. Assolutamente. E io ho chiesto a lui questa cosa. Io dopo 4 anni ho smesso perché... Dopo aver tentato di convincere le persone che esiste questa cosa, che esiste... la musica indipendente italiana di qualità e comunque c'è sempre gente che dice no, non è vero, proprio negando qualunque evidenza, si tratta di musica di qualità, non puoi usare l'evidenza. Comunque io ho chiesto dopo 30 anni con tutto quello che ha fatto il CICAP e comunque con i tanti truffatori e cose varie, come mai non avete smesso? Non vi siete mai scoraggiati? È stato bellissimo perché lui mi ha detto: ma mica era per convincere loro, era per quelle persone che volevano una risposta alle loro domande. Lo scopo non è mai stato far cambiare idea alla gente. Fantastico, bellissimo. No, Massimo. Non che la cosa che mi abbia incoraggiato a riprendere. No. Però è una cosa che ne abbiamo parlato tante volte. Cioè, lo scopo non è prendere una persona che è totalmente in disaccordo con te e farle cambiare idea.
Lo scopo è prendere una persona che ha già un po' di curiosità e incoraggiarla ad averne ancora di più. Sì. E bello. Cioè, se tu prendi una persona che non ascolta musica, non gli piace la musica, non la convinci ad apprezzare la musica. No, o una persona che ascolta solo Spotify Hit Italia, non la convinci ad ascoltare l'hardcore, no, underground, ovviamente. Non la convincerai mai. Però una persona che non è soddisfatta dalla musica che passa alla radio, dalla musica che si trova nelle playlist già fatte, magari a quella persona gli dai l'input, ascolta questo, questo e quest'altro, perché forse potrebbe piacerti questo. Sì. E a quella persona che parlano le tue recensioni, come il cicap, una persona che crede negli alieni, non lo convince che non esistono gli alieni. Gli omini verdi, gli omini li chiama Massimo. Bellissimo. È stato bello, è stato bello. C'è stato una tipa, ha fatto una domanda bellissima. Cioè, tipo, brava. Tutta testa lei. Sì, sì, molto intelligente. No, bello, ha raccontato per la millantesima volta come ha conosciuto Piero e Randy. Sempre una storia fantastica. Sempre. Solo che ogni volta che la sento ha un dettaglio in più. Aggiunge dettagli. Esatto. È vero. È stato bellissimo quando ha detto che Piero gli ha detto: vai a fare censimento di tutta la mia roba, di tutta la roba che c'ho in casa. Io tipo sarei entrato. Io sarei morto. Cioè, ma io non sarei più uscito da quella casa. No, io adesso vivo qui, Margherita, portami il caffè ogni tanto, assicurati che io sia vivo. Veramente che non sia seppellito dalla roba. E con questo spirito si va al Venezia Hardcore. Esatto. Quest'anno suonano Amici. Sì, caspita, sì. Saranno i Wojtek. Sì, saranno i Wojtek, che sono i primi che suonano oggi. E domani ci saranno gli In Full. E io sono felicissimo. E tra l'altro ieri ho parlato con il Santa degli Infol, e così si parlava di cose, e abbiamo rimembrato i nostri momenti dell'anno scorso, fino a che non gli ho detto: guarda, l'anno scorso ti ricordi buttavamo merda su una band, no? E mi fa: ah sì, c'avevo già un po' di birra addosso. Però un po' di birra addosso? Sì. Come addosso? Dentro? Vabbè, quest'anno possiamo buttare merda sui Wojtek e sugli Infol, se vuoi. Un affetto. Fantastico. No, non potrei mai. Se la mia vita dipendesse da quello, morirei probabilmente. Che romantico. Lo sai. Va bene. Tutto qua. Adesso siamo ancora in zone la Val del Foglia. Montechiese. No, Montechiese. No, come si chiama questa zona? Montelabattese. No, proprio la regione della regione. Pesaro Urbino. Nel Montefeltro. Siamo ancora nel Montefeltro. Siamo nella Valle Foglia. E non è Montefeltro questo? Non è più Montefeltro qua? Mi sa di no. Quindi c'è, è vero, siamo nella Valle del Foglia fare. Bassa. Valle del Foglia Bassa, che si distingue dalla Valle del Foglia Alta. La Valle del Foglia Alta all'acqua più buona? Sì, perché ci scaricano meno fabbriche. Ci scaricano meno fabbriche e poi in cima c'è il Carpegna che c'ha dell'acquetta buona, leggera. Invece la Valle del Foglia Bassa c'è lo scarico a Pesaro nel mare. Lì c'è una fauna splendida, tu trovi i mutanti, le mutande con le gambe, le braccia, sì, trovi dei piccoli esseri strani, cilindrici, di color marrone, che nuotano nell'acqua. Lo stavi mimando? Così, sono grandi così a volte. Ah, ok. E tu, se nuoti a Pesaro nel mare, tra l'altro li trovi in bocca. Cosa disgustosa che scenario vomitevole è appena dipinto. Sono delle cacate. Tony, dovete sapere che in realtà ha la barba, però ha 6 anni e gli fa ridere la cacca. Ah, sì. Va bene. Sì, siamo ancora nelle Marche, per dire. Adesso ci aspetta 3 ore buone in strada, con pause. Sì, cibo, relax, sì, caffè. Sì.
Questa è la stanza. E questo qui è essenzialmente un cubo di plastica, credo. Sì, che quando cammini dondola. Sono andato al bagno a fare un'urinata lì. Quando ho tirato l'acqua si è mosso tutto. Mi sono sentito muovere il terreno. Così ho detto, ma è un terremoto? Non è vero niente. Io stanno molto bene. Io sento un cazzo, ma vedo... Ben... Ma sai le aquile? Vedo le aquile! O le sai le aquile? Bene. Siamo arrivati e c'è la piscina fuori che non dopereremo, anche perché sì è maggio, sì è caldino, ma io penso che quando ti butti in acqua... Ti si congela l'intestino. Torni a casa così con la diarrea, con la tracheite. È una malattia vera. Non l'ho mai avuta. Adesso in carica il telefono. Ho messo in carica una cosa lì che non si vede, che è un power bank. No, quello lì è il power bank, il telefono ce l'ho in mano. Ma che cazzo sto dicendo? Perché, cioè, se io mi tolgo il telefono dalle mani succede questo. Abbiamo già visto qui gente che stava facendo il check-in, gente che palesemente sta andando al Venezia Hardcore. E anche gente che va a suonare. E gente che ci va a suonare, c'è arrivata una band al completo con testate. Da noi si dice, quando fai dell'edilizia, metti sul tetto, cosa ci vuole? Metti due cristi, metti su cinque bancali per stare in piedi in alto, cioè non è insonorizzato né da dentro per dentro, né da dentro per fuori. Quindi c'è... È la Subaru baracca. Questa è una baracca della Subaru. Non è una Subaru baracca. E basta. Sì, è tranquillissima. Beh, l'anno scorso avevamo i cervi, quest'anno abbiamo le pecore. È vero. Beh. Non sono pecore sarde, ovviamente non mi sentono, non se le chiamo. Non parlano sardo. Ora siamo sulla via per andare a Rivo... Cioè, adesso devo fare tappa alla banca perché... Che pinna che ho. È vero. E sì, siamo verso la cosa, vado prima in banca a prelevare. Ci ha già chiamato Mattia Zambon per dire tesori, dove siete? Ha detto, ma è successo qualcosa? No, perché voi eravate più vicini di noi quando mi hai scritto prima. Quindi, non so, mi sono preoccupato. Non ti preoccupare. Dovevamo metterci in tiro. Sì, un pelino in tiro. Ci siamo arrivati in loco, siamo al CS Rivolta. Abbiamo già abbracciato gli amici. Abbiamo già salutato i cari Wojtek, bellissimi. La cara Chiara. La Chiara è venuta proprio lei. Ah, eccoli! Bellissimo. Bene, ancora è vuotarello, adesso ancora ci vuole un po' di tempo. Però non hanno neanche accesi i fuochi, noi stiamo aspettando gli anelli di cipolla. Ci hanno detto di tornare per mangiare, quindi. E basta, siamo qua. Abbiamo spottato Manzan. Abbiamo visto Nicola Manzan. L'ho riconosciuto da dietro. Da dietro, sì, infatti. Io ho un talento, io riconosco le persone da dietro. Non si può, persona. Lo so, ma io le riconosco da dietro le persone. Io non l'avrei riconosciuto neanche da davanti. Ah, io sì. Beh, io ho un disco suo, cioè, con lui in copertina. No, perché io l'ho visto suonare, ma non è che mi è rimasto così nella città del disordine c'è lui davanti, al vecchio manicomio di Ravenna, mi sembra. Bellissimo. Bene. Siamo a passeggio per ingannare il L'attesa. Tempo. Degli anelli di cipolla. Degli anelli di cipolla, certo, perché quelli non mancano mai. Abbiamo già fatto un giro per il merch, non ho visto nulla di... Io ho visto una maglia rosa col caprone satanico, mi piace molto. Era... non so di cos'è, era il merch della Time to Kill, la praticamente attuale label metal italiana, che ha soppiantato praticamente Punishment 18 e Scarlet, sì, e My Kingdom e Jolly Roger. Tutte? Sì, praticamente sì. No, la Scarlet ancora va, però power metal. Ok, si è limitata. Sì, ha voglia. È sempre stata palesemente power metal. Comunque... Niente, io voglio gli agnelli di cipolla. Anche io voglio gli agnelli di cipolla. Ma l'agnellino di prima? Non ho visto io l'agnello, ho visto solo la pecora agnelli. Che mangiava con tanta disinvoltura. Sono diversi agnelli. Cioè, ci sono le pecore, ci sono anche gli agnelli. Montone, pecore, agnello, come si dice. A tuo gheggio si fedele nel brutto nel bello. È vero, brava. E basta, niente. Sono passati 10 minuti. Sì, cipolle.
siamo già al secondo gruppo visto, abbiamo visto gli Slow Chamber. Forti. Ma che hanno aperto tutto e bravi, bravi, bravi. Smenavano come le bestie. Sì, avevano una gran carica. Mamma mia, lavoro di batteria mostruoso. Ma infatti io ho visto gradualmente il batterista sciogliersi. Sì, assolutamente, assolutamente sì. E adesso abbiamo visto i Rain Swept, band da Roma. Li ho trovati un po' inciampati, però ok. Alla fin fine. Inciampati, un po'. Che l'ingranaggio non stava andando. No, non lo so, un po' inceppati. Okay. Sarà un po' non quello che fluidi. Fanno. Sarà Beh. Un po' quello che fanno, che è un tipo di. È un hardcore molto plastico. Stile di hardcore che a me. No, è quello un po' più lento, un po' più. Fin troppo articolato forse per i miei gusti, ovviamente. Però la gente si stava divertendo, quindi vuol dire che andava. Ma sì. E Tony si è reso conto adesso che il mosh è performance. Io pensavo fosse. Quando lo facevo io. Senti Riccardo. Questo è Riccardo dei Wojtek che fa i suoi versacci da strega. Mamma mia. Adesso gli dico basta, stai zitto. No. Che sto casino! La gente deve lavorare domani! Ma lo sei! Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Grazie! Vabbè, bello! Se. Oh, sì! Questa è morta! Sì! Zack, che cazzo stavo dicendo prima che Riccardo facesse casino? Un hardcore molto lento. No, sul moshpit. Ah, sul mosh che è performativo. Io penso quando ero io un ragazzetto e lo facevo e l'ho fatto con gli Septic Flesh, con i Vader, con gli cazzo ne so, con gli 8 Eternal, lo facevo anch'io da ragazzetto. Poi noi si faceva è vero, noi si faceva i cose, il circle pit, no? Con il metal estremo si fa il circle pit. Ed era una cosa perché la volevamo fare, ci dava gusto essere lì, incastrati, schifosi, sudaticci, a scivolare sul nostro sudore del pavimento e a rompersi la faccia. Invece ho notato ora che i fotografi quasi fotografano unicamente quelli che fanno mosh. E quelli che fanno mosh si fermano quando i fotografi guardano verso il palco. E quindi mi ha perso un po' di cosa. No, sicuramente c'è gente che si diverte un casino a farlo. Sì. Però è vero che lo noti, che sì, quando vabbè, li guardano. In generale la cosa del mosh ho iniziato a vederla in maniera un po' differente, con occhi molto, molto adulti. La mia testa si comporta da stronza, da 33enne. E quindi dice guardate, ma se lo facciamo, ci facciamo male. Sì, assolutamente. E penso sia una cosa incivile. Andate a dormire, basta, andate in chiesa. Va bene, dai. Niente, io mi faccio uno sprizzetto. E buona lì. E poi Wojtek. E poi Wojtek. Yeah!
visto i Wojtek, che sono splendidi come sempre. I Wojtek, dai, cosa gli vuoi dire? Tanto solita cannonata. Solita roba, cioè, solita roba. Perché? Per Mattia. Perché Mattia, e perché è una delle ultime volte che vedevo Mattia? Sì. Lo so. Però sono sempre un piacere loro. Ho visto Simone fare cose che non l'avevo mai visto fare. Si è arrampicato. Ha fatto una cosa bellissima. È andato in mezzo al pit e la gente ha iniziato a girare lì intorno. E io tipo lì mi sono preoccupato, dicendo no, ma c'è il Jack, ti inciampano. Invece no, aveva il Jack quello senza fili. È stato molto bello perché sì, sono partiti anche tutti i flash. È vero, sì, bellissimo. Era molto cinematografico. Davvero tanto, sì, sì. Bravi. Ho fatto il video. Loro sono bravissimi, sempre. Hanno fatto praticamente tutto Petricore, praticamente. Tutto, forse non tutto. No, non tutto. Però hanno fatto essenzialmente pezzi da Petricore e basta. Sì. Ero abituato a una catacomb fissa, invece non l'hanno fatta, peccato. Vabbè, c'hanno 20 minuti sul palco, devono fare giustissimo, verissimo, tutto il possibile. Va bene così. Adesso hanno appena suonato in Arkham. Che ho visto, sono dei fanciulli, ma veramente dei ragazzini proprio, ma piccoli. Cioè il sono grandi così. Sì, ma no, il chitarrista non ha, sapete, quel filo di barbetta che magari ti viene anche solo se sei un pochino propenso. Io c'avevo i baffi a 11 anni, vabbè, quei baffi brutti che hai quando fai le medie, no? Sì. Quelli prepuberali, sottili, grigiolini. Orribile. Grigioli. Sì. Hai delle foto? Forse. Le voglio vedere. Lui neanche quelle, proprio giovanissimi. Magari si rade. Quindi bravi. No, era proprio quella pelle liscia, quella pelle. Era una pesca. Quella. Brava. In inglese si dice proprio peach fuzz. Ah, ok. Giovanissimi, veramente dei ragazzetti. Menano. Carichi. Carichi parecchio. Quindi bene così, molto bene così. Ok. Adesso andiamo in un altro palco e ci prendiamo un attimino una. Dimmi tu. No, andiamo di là. Andiamo di là, ok. Con calma. C'è uno che ha la maglia di Smashing Pumpkins. E c'è uno che ce l'ha degli Infant Annihilator. Stessa roba. Sì, non avevo mai visto meglio degli Infant Annihilator. Comunque, via, andiamo nel Night Park a vedere che cosa c'è. E buona lei. Oddio. Ah, se avessi abbastanza faccia di culo, aggredirei le persone per dire vieni oltre, dimmi come si sta. Uno dei rodi era così freddo. Che cazzo dici? Mi somiglia tantissimo. Quello che sta andando via. Non lo vedo più. Fidati. Buonasera. No, per carità. Con i pezzi della batteria, buonasera. Lockdown. Shutdown. Shut up. We'll be right back.
attento, ti fai male. Io mi sono preoccupato. Si stava per far male. Ero preoccupato per davvero. Sì, ma gli dicevi di fare il crimine, non si impegnava. Ah, per quello dici te. Ho messo pressione. Ho fatto mobbing. È il giorno dos che siamo qua e a quanto pare sta cascando il cielo. Sta cascando il cielo, quindi il governatore Zaia, governatore si dice di una regione. Non aveva tutti i torti, insomma, piove che piove, piove di mestiere, come dico io. E infatti, cioè, guarda che tempo, guarda Milano, che cielo grigio, piove. E vabbè, adesso, che ore sono? Le 11:15. Ma dai, quasi mezzogiorno, buono, oggi apre alle? Alle 3. 3 apre, quindi alle 3 saremo là. Mi hai spezzato. Mi fai piovere anche dentro. Sentite il tuono? Ah, lo sento, sì. Rombi di tuono e cieli di fuoco per Biocombat. Quando estro navi avversarie scoppia una battaglia. Niente, adesso cosa facciamo? Pranziamo? Sì, con calma. No, ma occhio, ovvio che con calma, però pranziamo.
Cerchiamo un posto veg. Cerchiamo un posto veg. Ci sarà? Boh. Perché sto ancora a calzetti. E tu ancora sei a dormire, Diana. Però ce li ho i calzetti, sono vestita tutta. Non ho le scarpe perché sono sotto le coperte. Ci mancherebbe altro. Non sai che c'è gente che va a letto con le scarpe, sì? Orribile. Sì, siamo a mangiare il vegano. Io c'ho sto paninaccio qui con non so cosa. No, non è una carbonara. Sì, piccica la carbonara con le zucchine. Ho capito. Vedremo, vedremo. Siamo entrati a una mostra di Banksy all'interno di un museo che non lo capisco. M9 si chiama, tipo una cosa del genere, qui a Mestre. E devo capire dove sono le opere di Banksy. Alle finestre. Là. Eccolo lì. E poi boh. E poi non so. Però bellissimo, le scale mobili che si azionano quando arrivi. Così non sono sempre in moto e consumano troppa corrente. Eh? Che roba. Questa sì che è arte. Arte ingegneristica. È infinito questo specchio. Ma qua ci sono i tavoli. I tavoli per mangiare? No, guarda là. Fanno i falegnami. Fanno i falegnami. Però. Ma che cazzo dici? Lì. Veramente? Visto che roba? È pazzesca questa cosa. Ah! Niente, forse abbiamo sbagliato ingresso. Forse si entra dall'altra parte. L'arte. L'arte. Che sgaggia come una bestia e... Lei ieri era in tutti i mosh pit è vero, spracciava come Lisa. Sì, però lei si difende gli occhi. È vero. Bello, loro pestavano forte. Adesso di qua ci sono di uguaglianza, siamo già venuti nell'altro palco. Mamma mia che comodità questa cosa. Sì. Loro sono gli uguaglianza, quello... lì, quello lì, insomma. Sono fritto. E così via, insomma. Abbiamo già perso di vista gli amici, ma tanto lì si ritrova. E buona lei, insomma, questo è quanto. Il Night Park era già affollato, quindi va bene. Ok. Ma hanno ridato un po' di giorelia. Sì, ha voglia. La pasta era quella. Tant'è che ha cantato un pezzo il cantante di giorelia. Sì, è stato carino. C'ha dei capelli molto meravigliosi belli. Lui, madonna mia. Sì, bene, tutto qua. Proseguiamo. Oh yeah.
una fuga perché lei aveva dimenticato i preservativi per le orecchie. Che schifo, detti così. Ma sembra la scena della pallottola spuntata quando devono fare sesso sicuro. È vero. E indossano i preservativi abiti. Allora, abbiamo visto gli Uguaglianza. Molto simpatici. Molto simpatici. E torna quel discorso fatto con i Great Two. Positività, proprio felici di essere lì. Sì. Proprio contenti. Amichevoli, esatto. Accoglienti. Leggero, che bello. Mi hanno ridato un po' il placcaggio. È vero. Quella sì. Presa bene. Sì, sì, sì. Cioè, quel, essendo un po' oi, avevano anche quella cosa un po' calcistica. Sì, con i coretti ale ale. Sì, il cantante aveva una maglietta con della un stemma di una squadra. Sì. E oi. Avevano anche una canzone che diceva, era una canzone sugli Ultras. Gli ultimi che abbiamo visto prima di fuggire, i Prospective. Allora, io li avevo già ascoltati prima e in studio mi erano piaciuti un casino, mi sono detto ma questi dal vivo saranno capaci di cantare così? Poi adesso sono capaci a cantare così. Pesantissimi. Di là, Totò. No, Marghera. Porca puttana. It's ok. È il giusto in realtà. Vai, sì, a posto. Ha già sbagliato strada. It's ok. Veramente pesanti, veramente pesantissimi. Però precisi. Ma precisi, perché? Non chiedono molto da loro stessi, nel senso a livello di scrittura dei pezzi è più tirata come cosa, è vero che è gentosa come roba, sì. Però è più sul tiro, niente magheggi che dal vivo spesso non funzionano. Quindi, anche perché se è un attimo che tu siete intrippi su una robina si sente. Sì, invece loro pesantissimi. Roba elettronica nel mezzo, molto catchy, molto tecnosa, belli, belli, veramente tanto. Tra l'altro Tommy, by Lagre, se non conoscevi i Prospective, ascoltateli. Sì, l'ho pensato anche che gli piacerebbero. È Tommy. Proprio roba per te. Un bacio, Tommy. Fighi fighi, veramente tanto. Io tutto il tempo ero tipo a guardare Tony e fare tipo hai visto che ogni tanto ho cazzo, buon gusto. No, no, brava, brava, brava. Tanta roba e adesso lei ha preso la sua roba, adesso sì. Torniamo e ci facciamo delle patate. Sì, abbiamo saltato gli Skuld che tanto li abbiamo già sentiti, li conosciamo, sì, sono forti. Ok. Mangiamo le patate? Mangiamo le patate. Beviamo energy drink. Sì, e amici, c'è il Santa, devo trovare il Santa. E riacchiappiamo Simone possibilmente, non è finito e basta, sì, tanta roba, tanta sì. Tanta roba, yay. La fine del mondo è vicino, la sento soffare, mi appena la vedo negli occhi, il finestro della vita davanti allo schermo senza avere un sogno, lo scopo, ma io me ne conto, io me ne conto, di cosa dicono gli altri, io me ne conto, io me ne conto. The fire, the spread, the running gun. The weapon's equal and crime.
your life! Out of your life! Life on day one! You're about to fall apart! Mette super allegria, vero? Sì. Mentre vai verso il baratro. Lo schifo. Tra un po' arriva anche il tuo. La coda. La coda è no, brava. Sì, ma se sei, cioè, nel senso, è bello, è proprio. Ti mette allegria. Brava. Quello è la cosa più importante. Che schifo! È il mio plutonio. Hai fatto notare che è lo stesso colore praticamente. È vero. Radiazioni delle centrali atomiche francesi. E le mando giù. Brava, fanno bene. Ti senti molto forte? Mi sento uguale a prima. Come una bomba atomica. Il moscerino di prima. È stato il moscerino che mi ha ciucciato tutto il superpotere. Va bene così. Sì, sì. Va bene così, va bene così. Io quel giorno lì ho dichiarato oggi. Il mio fisico diceva che era cosa ti da poi il giorno dopo sono a Taranto. Reggio Calabria, Taranto, io volevo Oh my God.
Allora, anzitutto prima abbiamo visto quando siamo tornati? I peasant, i contadini, direttamente da dal Sudafrica, non ho capito da dove esattamente, ma dal Sudafrica. Generic Sudafrica. Sì, ma veramente pesantissimi, porca puttana. Il cantante molto... sembra Meatloaf. È vero, sembra Meatloaf, è vero, gli somiglia. E adesso abbiamo appena visto Yinful, finalmente, seconda volta nella vita che vedo Yinful, e sì. Per me sono i top. In quella cosa lì sono che un compressore. Sì, in quella cosa lì che è quello che fanno i Converge, loro sono. Dovrebbe esistere un settore in tutto il mondo, in ogni paese, tipo chi suona come i Converge. In Italia sono gli Yinful. Che cazzo di. Ma poi la gente era presa bene. Sì, hanno caricato il pubblico tantissimo. Cazzo, che figata, mamma mia, non ho mai visto Ale così felice. Buttava gioia dagli occhi. C'è stato un momento che era proprio. Però la gente. Sì, esatto, era bellissimo. Era fantastico. Bello. E adesso stiamo attendendo mio fratello e sua cognata. Mia cognata. È mia cognata. Sua moglie. Sua moglie, la moglie di mio fratello, esatto. Con mio fratello. E li volevo riprendere mentre arrivavano, ma avevano appena parcheggiato, dai, arriveranno. Thank you.
domenica e siamo in partenza per il Montefeltro. Siamo già partiti in realtà per il Montefeltro. E allora, com'è stato questo Venezia Hardcore? Lo chiedo anche a te. Spossante. E allora, gente che va al Venezia Hardcore, fumate fuori. Fate basta di fumare dentro. What? Cane. Fumate fuori, per piacere. Allora, i due palchi sono al chiuso, non fumate dentro. No. Tanto cazzo. E ve lo dice un tabagista, io sono un tabagista. C'era gente della sicurezza che fumava dentro. Ma beh, fantastico. Sti cazzi. Ottimo. Cioè, allora, anche io anch'io sono dipendente dal ciuccio, però. Dal ciuccio. Sì. Però riesce a stare quei 25 minuti. Veramente, senza. 25 minuti, cioè non di più. Fumate fuori. Cazzo, veramente. E allora, sei alto 1,80 m? Stai dietro. Fuck you, Bob. Che anche censurare il porco Dio, dai. Al CICAP, no, sì. Al CICAP a Fosforo, sì. Il giorno prima del Venezia Hardcore siamo andati a questa conferenza di Polidoro e sì, in prima fila, sì, ma non abbiamo detto questa cosa. Ah, ok. In prima fila c'era un ragazzo alto, ci ha chiesto scusate se sono alto. Lavoro ci ha detto scusate, è alto, perché noi ci siamo spostati, hanno visto, scusate, è alto. Giusto, perfetto. Ma lì c'era il modo, cioè ci siamo spostati. Sì. Ma fa culo. C'era posto. Invece ieri sera, cioè quelli alti venivano davanti, proprio spingevano per venire davanti. Ma scusa, ma ci vedi tanto bene tu? Allora, vedi che stai andando davanti a uno che è alto 1,70 m? O una no, che non arriva al 1,60 m? Sei uno stronzo. Che cazzo. Ma poi ce n'era uno che proprio mi si è sdraiato addosso praticamente. Sì, era stanco. Guarda, era stanco di essere alto. Sì, sì. C'è stato uno, guarda, che noi ci siamo appollaiati per i tons, ci siamo appollaiati su delle scale. C'è stato uno, ci guarda. Posso venire con voi? Sì, vieni. Posso appollaiarmi per te. Bellissimo. Ma a parte questo, allora. Sì, questi alla fine sono un po' i commenti che facciamo in generale. Sì, sì, sì. A tutti gli eventi. Però, vabbè, allora, il Venezia Hardcore è sempre bello. Sì. È sempre bello e c'è sempre un'atmosfera fantastica. Cioè, tant'è che è venuto mio fratello che non è molto per quel tipo di ambienti. Ho detto minchia che atmosfera che c'è qua, si respira, sì, si c'è della comunità, è chiaro, è vero, c'è della comunità assolutamente, sì. Io sono stata molto contenta che quest'anno c'erano molti più ragazzini dell'anno scorso. Porca, tantissimi, ma anche piccoli. Non hai visto quando andavamo c'erano via che c'erano le macchine, i genitori che aspettavano fuori? Eh sì, ma mi sa una cosa bella. Cioè vuol dire che comunque i genitori si sentono al sicuro di lasciare i figli delle medie barra superiori, sì, di andare da soli. Vuol dire che non c'è quel pensiero, oddio, guarda quelli, sono dei tossici, sono degli assassini, venerano Satana. Quello è ovvio, sì. Quello sì, oh, certo che lo facciamo. Però non siamo dei tossici. Per chi ci ha preso? O assassini. Esatto. Siamo solo simpatici satanisti di quartiere. Certo. Allora, ieri non mi ricordo se ho fatto del commentario sui concerti. Solo su alcuni. Solo su alcuni. Beh, ti levi? Dai. Togliti dal cazzo. Tipo i Rescue Cats sono sicura che li abbiamo commentati. Sì, 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 a voglia, fighissimi i Rescue Cats. Anche gli Uguaglianze. L'Uguaglianza, i Prospective. Prospective. Sono stati i miei preferiti di tutto. Prospective. Grade 2. Blowfuse. I Blowfuse, sì. È la mia top 3 di quest'anno. Allora, poi cosa abbiamo visto? C'era in è la mia top 3, dando per scontato che i Void e che gli Inform. Vabbè. Ecco, non abbiamo raccontato gli Inform, mi sa. Gli Inform. Ale e
succedeva. A un certo punto, allora, nel night park a un certo punto può succedere che manchi l'aria. Sì. E lui ha detto, a me stava mancando l'aria. Stava per svenire. Stava mancando l'aria, però ha detto, però è bello, sono gasatissimo, muoio qui, ma è bello. Ha visto che c'era la gente fino in fondo e si è gasato, sì, e ha dato l'anima e è stato veramente portentoso. Sì, assolutamente. Sono stati tra quelli del night park, sono quelli che l'hanno animato di più alla fine. Sì, è vero. Cioè, la gente era presa stra bene, sì. Ma perché è giusto, perché quello che fanno è Dio buono, Madonna. Ah no, ma sai che forse alla fine l'avevamo commentato, sì. Può essere. Vabbè, ripetiamo. E non abbiamo commentato i rapper? Non è che li abbiamo ascoltati. Abbiamo visto tantissimo. Dei. C'erano dei rapper. Erano gli Ozone qualcosa, non ricordo. Non proprio la nostra cosa. No, il rap in generale non è la mia roba, no. Per quanto fosse un po' durazza, era un po' pesa, c'era del campionamento un po'. Dai, era comunque po' hardcore. Era potente la cosa, però era pur sempre rap, quindi. Boh, però per dire Damn City fanno rap, però spaccano. Sì, decisamente. Suonavano tra l'altro. Che salutiamo, ieri. Adesso in Germania. Non ho visto, però ho visto che facevano un concerto ieri. Erano fuori, non mi ricordo dove. Era uno di quei nomi un po' sassoni. Sassoni. Forse in dopo. Così, vagamente Germania, poi magari Olanda, la tra l'altro. E poi chi abbiamo visto? I Devils. Abbiamo visto i The Devils, una sorta di un duo che faceva una specie di rock and roll. Sì, era rockabilly. Era divertente, era ballabile. Sì. Veniva da fare un po' il twist. Cantavano tutti e due, batterista e chitarrista cantavano tutti e due. E sì. Forte. Ah, gli organ. Abbiamo visto gli organ che Simone ha detto. Dobbiamo andarli a vedere. Sì, ma a me non mi hanno entusiasmato. Neanche a me. Era roba molto slaggiona, parecchio doom, pesante. Ha fatto abbassare un po'. Sì, un attimino gli spiriti. Sì. Perché poi era strumentale. Almeno per quanto abbia visto io. Era strumentale e fino a qualche anno fa avrei detto sì, fighi, però la cosa dello strumentale un po' mi è passata. Ma periodi? Sì, voglia. Cioè, a meno che non c'è quell'elemento che parla, che canta, non lo so, cazzo non so. Io sono un grande amante di Steve Vai, per esempio. Ha una chitarra. Non serve un cantante dei pezzi di Steve Vai, non è mai servito. Canta la chitarra, lì invece non c'era, era proprio insomma sì però così insomma viene. Sei? No, ma sicuramente era anche figo, però per me non era quello che stavi cercando. No, dei Peasants sono sicura che abbiamo parlato. E dei Peasants abbiamo parlato sicuramente. E poi nell'open non abbiamo più visto. No, perché niente. Poi siamo andati a cenare. Siamo andati a cenare e ci abbiamo messo 2 ore per cenare. Ah sì, perché tanto. C'era la fila. Perché siamo andati proprio all'ora in cui la gente cena. Nell'osteria dove fanno la pizza e. La pizza è pazzesca. Mm. Bravi. Suo fratello ha rimorchiato. Sì, un tizio. perché mio fratello dava Maracaibo, no? Mio fratello dava Maracaibo, no. Hai detto. In fila all'osteria. Allora, c'erano delle persone, tra cui me e mio fratello e quest'altro tizio. E nelle casse pompavano Maracaibo. Mare forza 9. E mio fratello ballicchiava e c'è stato uno da dietro che gli ha portato la mano. E sono partiti con questo balletto. Però tuo fratello l'ha stoppato subito, gli ha detto non siamo ai Caraibi. Beh, è vero.
Non solo seduttore, anche spezzacuore. Esatto, sedotto e bidonato, esatto. Quel tizio. Mi ha fatto il profumaio. Oh, Bologna, devo girare per Bologna. Sì, tieni la destra. Ah sì sì, non mi sono mai spostato dalla destra. Di più però. No, beh, abbiamo visto Riviera. Ah, è vero, abbiamo visto Riviera prima. E è lì è stato uno dei primi momenti, è stato forse il primo grave momento del disagio, sì, nella, sì, calca, perché veramente c'era gente che si ammaliava proprio forte. Non è non è possibile che sei in prima fila, sei a tanto così da gente che suona e che canta e ti metti a fumare così tranquillo. Dai fastidio a tutti. Ma sì, poi non hai paura di bruciare qualcuno? Tra l'altro, capelli, c'è gente con i capelli lunghi. Cazzo, un attimo. Pure la gente che va in prima fila col bicchiere pieno, non è una buona idea. Non hai scelto bene. Infatti il pavimento era un merdaio. Era un merdaio, veramente. Ma quello è perché, e qui mi scatta la terza... polemica. La terza polemica. Allora, avete un bicchiere nelle mani? Ci sono i bidoni in giro, non, sì, lanciateli in mezzo alla gente. Sì, la io ho visto bicchieri volare, sì. Ma no, ma perché? Sì, infatti che schifo, Dio cazzo. Cioè, tu vai a casa e puzzi, vabbè, di sudore va bene, ma se puzzi della birra, puzzi degli di birra, altri. Puzzi di Monster, puzzi di spritz, ma dai. No, no. Se ti cade, vabbè, va non bene. È che ti biasimo perché ti è caduto, e però te la vai uno. A cercare, insomma. No, però. Invece sì, lo raccogli se ti è caduto. Sì, no, ma voglio dire. Sì, però sì, se lo tiri. Porta il pallone se vuoi tirare qualcosa. Esatto. Porti il pallone da spiaggia. Sì. Facciamo il Jova Beach Party hardcore. Scusa. Non avvisa mai. Gli spaventi, sembra che esplosa una gomma. Salute. Grazie. Era ora. Non hai detto salute quando prima ho starnutito. È una citazione. Sì, sì. La metterò qui. Ma non hai detto salute quando prima ho starnutito. Loki! Bravo. Cosa volevo dire? I Riviera? Sono veramente forti, non li avevo mai sentiti se non su disco. Ma infatti, ma sempre sentiti nominare perché tanto sono romagnoli, quindi hanno suonato un sacco nella nostra uno zona. Uno quello, due, da quando è nata la scena emo punk italiana, quella nuova. Guarda, Riviera sono uno dei nomi che più spiccano, insieme ai vari Oine, insieme a il Quercia di recente. Mi è dispiaciuto che abbiamo perso il raduno. Anche a me, sì, però cazzo, mangiavamo. Avevamo appena iniziato a mangiare. Alle 9 abbiamo preso la pizza dopo che eravamo in fila dalle 8. Sì. So, i Riviera, è molto bello quello che fanno, poi c'hanno l'elemento della tromba. Esatto, ma io non lo sapevo più minimamente. Quando ho visto una tromba, durante il soundcheck, siamo entrati durante il soundcheck, ho sentito una tromba. Che cos'è? È stato bello. Sono veramente forti, molto potenti, sì. Forti. Quello che fanno lo fanno molto bene dal vivo e riescono sempre a trasmettere quella sensazione che danno anche da disco. Quindi ottimo, ottimo, veramente ottimo. Poi Infest non li abbiamo sentiti, perché eravamo in fila per vedere i Tones. Sì, anche perché erano gli ultimi gruppi, quindi lì è quel momento in cui decidi dove andare. Perché sai che l'open park diventa una scatoletta d'acciughe. Se vuoi vedere in questo caso la crisi, devi essere lì già dagli Infest, perché sì, sennò. Esatto. E infatti la crisi li abbiamo sentiti da fuori. Sì. E ci siamo messi lì a vedere i Tones molto fighi, mi sono piaciuti. Cazzo, c'è Andrea. C'è Andrea dei Goto a suonare la batteria. Che quanto cazzo mena. Cogiuda. Sa
fa, c'è una precisione meccanica. Assolutamente, è veramente fortissimo. Oh, simpaticissimo. Sì. Gli voglio bene. Quando gli ho detto, l'abbiamo visti prima, gli ho detto, guarda, voi siete una delle ragioni per cui siamo venuti. Bellissimo. Sono, per chi non li conoscesse, sono quelle robe slaggione pesantissime, sì, con la voce no, no, quelle robe un po' alla, che sono gli S-Witch tipo, sì, quelle robe lì, forti, veramente tanta roba. Penso che un suono in tutti e due i giorni di festival, un suono così potente non l'avevo sentito. Non è non questione di volumi, attenzione, perché questione di volumi ce l'avevano i Lacrisi ieri. Era una cosa da fuori si sentiva. Da fuori dovevi parlare così con le persone. È vero. Perché erano volumi allucinanti. Però i Tones c'avevano questo muro di massiccio. Suono. Esatto. Proprio molto punchy. Il basso era prepotente. No, mi sono piaciuti molto anche a me. Un bel po'. Sì. La crisi. E poi c'era la crisi. Che, vuoi dire? Che abbiamo sentito da fuori. Entrare era impossibile. Mio fratello, lui, gli avevano detto, noi andiamo a vedere i Tones. Voi suonano ancora gli Infest. Appena c'è la Fiumana verso fuori, infilatevi. Prendete posto. Prendete i gradoni, state lì e vi vedete la crisi. Usciamo dai Tones, andiamo di là e li becchiamo all'uscita. Ma perché eravate qua? Perché fumavano! Porco Giuda! Cioè loro si erano messi nei gradoni e la gente sotto si era messa tipo a fare la cortina di fumo. La cortina di in attesa. Sì, che cazzo. È peccato perché mio fratello ha fatto un'improvvisata proprio per venirsi a vedere. Tuo fratello si è fatto 6-8 ore di macchina solo per vedere la crisi e non li ha visti. E ha visto i Riviera. Ha visto i Riviera. E ha mangiato una pizza buona. Ha mangiato una buona pizza, sì. Ha conosciuto i miei amici, i nostri. E vabbè. Proprio. Si è messo a fare le chiacchiere con Riccardo. Sì. Non so di cosa. Ma... Riccardo c'ha la favella. Che bello Riccardo, che quando stavamo andando via mi ci è venuto a dire no, ma è brutto quando andate via perché siete quell'eccezione, siete quelli che non vedo sempre. Cioè lui ha detto, quando vedi le persone sempre ti stancano, però mi piacerebbe vedervi durante la settimana, tipo un mercoledì andiamo al cinema. Esatto. Ma anche per dire come stai oggi, perché a fine settimana so come stai. Stai me, sì. Però proprio durante la settimana voglio vedervi dire di bestemmiare per il lavoro. Sì. No, sono tutti dei cuori. Siamo stati tanto con Nicola, dei Disunde, sì, che è un cuore. Con Filippo, che è stronzo, ma gli vogliamo bene lo stesso. È un merda. È un merda. Ma gli si vuol bene lo stesso. Va bene. Ovviamente con Simone, la Martina, si chiama tutte Martina. Che palle, Veneto, dai. Ah no, c'è anche la Valentina. Giusto. Che fa rima con Martina. E essenzialmente basta così. Qui termina il recap del Venezian Forum 2024. Allora, me lo sono goduta molto di più dell'anno scorso. Decisamente. Senza fare le foto, senza fare le interviste. Allora, l'anno scorso è stato molto bello fare le interviste perché sono venuti fuori dei discorsi deliziosi. Sì. Ah, il momento bello! Quale? Io ieri avevo la maglia dei Vice Press. Ah, sì. Io l'ho messa perché mi piace, perché mi piacciono i Vice Press, perché è una maglia molto carina, è tutta colorata, tutta molto psichedelica. Sì. A un certo punto mi arriva sta tipa e fa, io canto in quella band. Ma perché, allora, c'erano gli Skuld che suonavano. Io non
mi ricordavo che era la stessa. Ma neanche io. Quando abbiamo visto i Vice Press ho detto le somiglia. Fine. Però non ci ho pensato mai proprio. Hai pensato che fosse lei? Ah, ci ha fermati mentre uscivamo dal merch. Ah, grande, io canto con loro. Ma qui chi sei te? È stata carinissima. Forte, forte, tanta roba. La cosa che mi fa un sacco ridere è il momento haul. Ho comprato questi orecchini. No, me li ha regalati Tony in realtà. Sì. Questi orecchini e degli orecchini tipo a teschio di uccello. Perché mi sanno fighi, li volevo. E tu hai preso il cappellino dei Tones. Io ho preso un cappellino dei Tones che c'ho nello zaino. E lui di solito vai, sei stato a un festival di musica, avrei comprato le maglie di tutte le band. Abbiamo comprato due maglie di Dario Argento. C'era tra... di Suspiria e di Profondo Rosso. Sì, c'era il merch della FOAD con Giulio the Bastard. The Bastard. E, sì, vabbè, un salto da lui bisogna sempre fare. C'ha delle robette in quella distro. Dio mio, i dischi. Tocca stare attenti. Allora è vero che sì. Allora è vero una cosa. Il comprare i CD lo sto vedendo un po' superfluo di recente. Certo. Perché ormai non li ascolti. Cioè in macchina non ho il CD. Giradischi stavo non per dire. Non ho lo stereo con i CD. Sono perennemente al lavoro. Sono a lavoro 10 ore al giorno. Quando sei a casa non ascolti la musica dallo stereo? No, l'ascolto dal PC che ci ho attaccato le casse buone. Quindi, cioè, sta diventando un po' così. La maglietta è una cosa, ovviamente. Sì, alla fine la maglietta la indossi, sì, prima o poi. Anche ieri, cioè ieri io sono arrivato, io ero arrivato al Venzer Core con una cosa. Prendo una felpa in Infol. Sì. E se trovo un cappellino. Felpe ne hai tre in croce, è ci vero. Sta sempre. E se trovo un cappellino di qualche band lo prendo. Ce l'avevano i Tones. Top. Preso. Fine. Non ho comprato CD, non ho comprato vini, niente. Abbiamo speso più in cibo? Molto di più in cibo. Però va bene. Va bene anche così. Oh, alla fine le finanze sono quel che sono. Cioè, io per molto tempo... Hai speso più di quanto avresti potuto. A parte quello. No, ma io per molto tempo ho sempre avuto questo obbligo. Sì. Devo sostenere. L'ho sempre sentito questo obbligo di comprare qualcosa alle band. Però alla fin fine sono dei poracci come me. Ma poi bisogna anche dire, un conto è vai una volta a settimana a vedere una band, compri una maglia da 10 euro. Ok. Sì. Vai a un festival con 28 band, compri 28 maglie da 10 euro che adesso costano 15. Adesso costano 15, quindi 280. Un po' tanto. Vai sui 300, probabilmente 20 euro in maglietta. Fai 30 per 15. Fai 30 per 15, sì. Quanto fa? 450. Puttana. È un po'. Per quanto ce n'era una dei prospective che l'avrei presa, poi mi è passato di mente. Vale. Era quella lì con la... Antifa Death Metal? No, era quella lì con la coso anime. A me piaceva un botto quella, ce n'era una dei Tones con scritto Tones in verde sotto la foto di una tipa che fluttuava. Bellissima quella. Bello, però sì. Ho preso quella di Suspiria perché mi piace Suspiria. Ho un podcast di cinema horror. Giustamente. Io ho preso quella di Profondo Rosso perché Profondo Rosso. Perché quella di Suspiria ce l'hai già. Perché ho già la felpa di Suspiria. Ma in generale Profondo Rosso io amo Profondo Rosso. Ho sempre voluto una maglietta di Profondo Rosso. È molto bella. Ma te sta bene al rosso. Sì. E... tutto qui. Tutto qui. Insomma. Niente. Sì, ho speso poco perché appunto io penso che anche le band lo sappiano, perché chi va ai loro concerti non sono dei ricconi. È stato bello perché in giro per il festival trovavi molti delle band che hanno suonato l'anno scorso. Sì, c'erano. Cioè, gli Slagor c'erano tutti. Danny ci ha salutato, Danny che carino. Ci ha salutato e Poldor. Non l'abbiamo mai incrociato. Sì, l'abbiamo incrociato, sì. Ma non ci ha visti.
c'erano gli Oine? No. C'era il cantante degli Oine con... C'aveva una di... C'aveva un merch di qualche tipo. C'erano tutti i Giorelia? Sì, è vero. E... C'erano... C'era uno dei Diplomatics? Il bassista dei, sì, Diplomatics? Sì, c'era diversa gente. Sì, diversi volti familiari. Sì. No, fa sempre piacere andare su, alla fine sai che stai tranquillo, che trovi da fare le chiacchiere, se non vuoi fare le chiacchiere puoi star da solo. Alla fin fine è come ha detto quando suonavano la cantante di Rescue Cat. Sì. Che ha detto, noi abbiamo sempre pagato il biglietto per venire qua. Vabbè, ha detto suoniamo e ci andiamo a suonare. Lei mi è stata molto simpatica. Perché alla fin fine è sempre quella la cosa. No, ma lei mi è anche piaciuta perché comunque era a vedere tutti i concerti degli, sì, altri. Tutti. Lei venerdì era, cioè la trovavi sempre davanti. Quindi brava. Forti, però. Tutto bello. Sì, è stato bello. Portiamo a casa bei ricordi. Portiamo a casa sempre bei ricordi quando veniamo in Veneto. Tante risate. Infatti ci fa male la gola a tutti e due anche per il ridere. Solo per il fumo passivo, sicuramente. E... mezz'ora di riassunto, eh. Che altro? Sì, va bene. Che altro? Null'altro, io penso. Si torna a casa, si torna alla vita normale. Tanti saluti, state bene, viva Sant'Anna!